Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa elegante stola a infinity, quindi ad anello, che io ho deciso di chiamare stola donna. Prima di parlarvi del filato che ho utilizzato, voglio spiegarvi la particolarità di questa stola. E la particolare sta nel poterla indossare in tre modi differenti. Come la vedete adesso, io la sto indossando piegata su se stessa. Questo la rende molto calda sulle spalle e sulle braccia. Quindi, se avete un vestito molto scollato, potete indossare la stola piegata su se stessa. Ma se invece avete un vestito come me, non troppo scollato e però con le maniche corte e volete coprirvi di più le maniche, potete tranquillamente far scendere di più. Anche se avete tipo un vestito scollato sul dietro, potete farvi scendere la stola di più, come la sto indossando in questo momento. Vedete quanto mi è scesa e mi copre le braccia e soprattutto mi copre la schiena dietro. E un altro modo per indossare questa stola è che se c'è del vento e quindi volete non rovinarvi troppo i capelli, potete alzare la parte dietro e appoggiarvela delicatamente sui capelli, coprendo così anche il collo, in modo tale che se c'è vento quello non vi dia fastidio. E come potete vedere è abbastanza lunga da poter coprire comunque anche le spalle e le braccia. Quindi è particolare proprio per questa, perché si può indossare in tre maniere differenti e io la adoro. Devo dire che l'idea di renderla più larga in modo tale da appunto da poter indossare in maniera diversa mi piace tantissimo. Per quanto riguarda il filato, molti di voi l'avranno già riconosciuto, io ho utilizzato il filato incantesimo, che è 73% micofibra, 25% lana, 2% poliestere. Ho utilizzato un punto molto forato e questo mi permetterà di indossare la stola sia nel periodo di marzo che anche a maggio, aprile, maggio, ma anche giugno, perché è molto forata, quindi se c'è una di quelle giornate un po' uggiose con un po' di umidità, oppure in collina dove si vanno a fare delle cerimonie in collina all'aperto, avete un po' di freddo soprattutto verso la sera, questa stola è indispensabile appunto perché potete indossarla in maniera diversa. Per poterla realizzare io ho utilizzato due cake lavorando con l'uncinetto del 4,5. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Il colore con cui ho utilizzato per il vestito è terminato, così anche come il colore viola, ma mi sono rimasti ancora altri colori, tra cui questi bellissimi colori rosso e blu, ma mi è rimasto anche il colore lilla. Del verde mi sono rimasti giusti due gomitoli, quindi mi raccomando, chi è interessata vada subito a acquistarli. E comunque anche questo colore è il colore quello con le sfumature del marrone e del beige, quindi avete la possibilità di fare questa stola con i colori che più vi piacciono. Io ho optato per questo giallo perché, come lo vedete, lo sto indossando sopra questo vestito che è un colore dorato, ma anche perché ho dei vestitini sempre molto scollati, mettiamolo così, un po' a giro maniche, del colore del beige e anche del tortora, e quindi posso ravvivare quei colori utilizzando proprio questa stola con questi spettacolari colori. Per questo ho optato per il colore dorato, che poi anche in tema con marzo, perché marzo è comunque, sappiamo, il mese della donna, anche se si festeggia solo l'8, però diciamo che il colore della mimosa alla fine lo abbiamo per tutto marzo, quindi il giallo io lo penso, lo associo sempre al mese di marzo. Comunque vi dicevo, questa stola è larga 65 centimetri, lunga, non vorrei sbagliarmi, 175, ma nel video lo dico, quindi non vi preoccupate. E come vi ho detto, è un unico rettangolo che poi viene cucito insieme e si dà vita a questa stola Infinity. Per quanto riguarda la lavorazione, ne ho scelta una un po' particolare, ma semplicissima. Sono 6 giri che vanno sempre ripetuti e, come potete vedere, si creano questi fiorellini, quindi proprio in tema mimose di marzo. E io trovo molto carina, molto elegante. È forata, però, come vi ho detto, con il modo di indossarla potete sfruttarla anche a marzo, oppure, come vedete, in questo momento, se la fate scendere così tanto, potete sfruttarla anche tantissimo in primavera e inizio estate, fine estate, autunno, quindi avete un accessorio che comunque potete sfruttare tantissimo. Detto ciò,
Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se così poi mi raccomando mandatemi sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre vi ricordo che sul sito adesso trovate le mie creazioni che possono essere replicate da me per voi. Per chi non ha tempo, per chi non è esperta ai ferri però le piace una creazione che ho fatto, mi può contattare e potersi far fare questa creazione da me. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola Infinity io ho deciso di utilizzare il filato della Mistico Filati linea incantesimo. Questa volta ho optato per questo colore molto solare perché la stola la voglio indossare durante il periodo della festa della donna, quindi avevo bisogno di qualcosa che andasse appunto con il colore del giallo e dell'oro. Allora vi dico già che io per la stola lavorerò con un uncinetto il numero 4,5 e monterò 89 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8 a cui va aggiunta una catenella. Mettendo un totale di 89 catenelle io avrò all'incirca una larghezza di 63 centimetri. Quindi se voi la volete fare più stretta o più larga dovete andare a mettere più catenelle, quindi in questo caso ho 8 o 16 catenelle in più. Se la volete più stretta andate a togliere 8 o 16 catenelle. Nel campione io ho montato 25 catenelle, quindi un multiplo di 8 più una catenella, e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel prendo il filo e vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro, salto la prima delle nostre catenelle, entro una seconda e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si continua così, quindi per tutto il giro. Vado a terminare il giro andando a fare 3 maglie alte nell'ultima catenella, quindi se ne saltano 3 si vanno a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Terminato il primo giro mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. Con una maglia bassissima mi porta all'interno della seconda delle 3 maglie alte e realizzo di nuovo 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la prima delle 3 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, scusate, mi devo tirare un po' di filo. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la prima delle 3 catenelle. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta. 1, 2 e 3.
2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra nella terza catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella prima delle 3 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, e continuo quindi questo per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare 3 maglie alte all'interno della seconda del gruppo dei 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro. Con una maglia bassissima ci portiamo dove abbiamo la seconda delle nostre 3 maglie alte. E di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e rientro 2. Una catenella di separazione. Prendo il filo, vado nella seconda delle 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte. Una catenella di separazione, prendo il filo e vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte, quindi salto la seconda, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta dove ho la prima delle mie 2 catenelle. Una catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi andiamo dove abbiamo la seconda del gruppo di 3 maglie alte, realizziamo 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, una maglia alta dove ho la seconda delle 2 maglie alte. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, salto la maglia centrale, vado in quella successiva e realizzo una maglia alta. Una maglia alta dove ho la prima catenella del gruppo di 2. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Una 3 maglie alte dove abbiamo la seconda delle 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, una maglia alta nella seconda catenella. Una maglia alta dove ho la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta nell'ultima delle mie 3 maglie alte, una maglia alta nella prima catenella. Catenella di separazione, quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro terzo giro. Termino il terzo giro andando a fare sempre 3 maglie alte all'interno della seconda delle gruppo della seconda maglia alta del gruppo di 3. Quindi una, 2 e 3. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto giro, mi giro con la lavorazione e vado di nuovo a fare una maglia bassissima per trovarmi all'interno della seconda del gruppo di 3 maglie alte e andiamo a realizzare 3 maglie alte, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle di separazione, una e due. Prendo il filo, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta nella prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, una e due, si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte sopra la seconda delle nostre 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte dove abbiamo la seconda del gruppo di 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta.
2 catenelle, 1 e 2, e continuo questo per tutto il quarto giro. Vado a terminare il quarto giro andando a fare 2 maglie, 3 maglie alte all'interno della seconda catenella, quindi della seconda maglia alta, quindi una, due e tre. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro e realizziamo sempre una maglia bassissima. Per trovarci dobbiamo la seconda del gruppo di 3 maglie alte e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo dentro e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una, due, 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la seconda del gruppo delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi andiamo dove abbiamo la seconda delle 3 maglie alte, andiamo a realizzare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Vedete, si è formato il nostro fiorellino. Quindi di nuovo andiamo dove abbiamo il gruppo di 3 maglie alte, entriamo nella seconda e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la seconda del gruppo di 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e termino il mio quinto giro andando a fare 2, 3 maglie alte all'interno della seconda maglia alta. Quindi una, due e tre. Vedete, quindi abbiamo le nostre strisce di 3 maglie alte e il nostro fiore. Adesso andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. Quindi sesto e ultimo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho le 3 maglie, la seconda delle 3 maglie alte e realizzo sempre le mie 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che è la prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, una e due. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si salta la maglia alta, si va direttamente nel gruppo di 3 maglie alte e si ricomincia da capo. Quindi entriamo nella seconda e andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e si ricomincia. Andiamo dove abbiamo la seconda delle 3 maglie alte, realizziamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e di nuovo si fa questo per tutto il sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare le nostre 3 maglie alte, sempre nella seconda del gruppo precedente. 1, 2 e 3. E adesso quindi si ricomincia dal primo giro. Ve lo faccio vedere un attimo, come sempre una maglia bassissima. Entriamo nella seconda maglia alta e realizziamo le nostre 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo nella quarta del nostro gruppo di 7 catenelle e facciamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare rifacendo il primo giro. 3 maglie alte dove abbiamo la seconda maglia alta e la maglia alta singola nella quarta catenella. Come vi ho detto, io ho montato per la mia stola Infinity 89 catenelle. Vi dirò alla fine per quanto ho lavorato, quindi quanto la farò lunga e poi come andrò a chiudere la stola. Ho terminato di lavorare la lunghezza della mia stola, è venuta lunga 135, quindi adesso la posso andare a chiudere. E quindi come andiamo a fare? Questo è il rettangolo. Prendo il lato corto da questa parte, il lato corto da quest'altra parte.
parte e li vado a cucire insieme, però faccio una cucitura lenta perché poi andrò a tirare il filo in modo tale da avere la ricciatura qui sul davanti e creare la nostra stola infinity. Quindi ripeto, io ho lavorato i motivi per arrivare a 135 motivi. Adesso andrò a cucire i due lati più corti insieme, tirerò la cucitura in modo che qui si venga a creare l'effetto arricciato e avremo così terminato la nostra stola infinity.